Dov'è il tappo? Dov'è il tappo? Vieni a prenderlo. Ragazze, buongiorno, bentrovati e ben arrivati di nuovo sul mio canale A Casa di Paola. Vi starete chiedendo che cosa vi sto mostrando. Ecco, questo qui è un regalo che mi ha portato Marina per il mio compleanno. È una tazza rivestita con una, diciamo, un copritazza fatto ai ferri. Guardate che meraviglia! E sotto c'è il, praticamente questa è una presina che volendo si può appendere, vedete che ha il gancino per poterla appendere, oppure fa da sottopiatto questa meraviglia di tazza che lei ha creato per me. E io le voglio tanto bene e la ringrazio tantissimo. In occasione di questo vi volevo fare un piccolo e breve discorsino. Che nell'home tour della mia casa ho ricevuto moltissimi commenti, molti a cui è piaciuta la mia casa, a molti che non è piaciuta la mia casa, ma comunque ci sta, ci mancherebbe altro. Devo dire che quelli a cui non è piaciuta sono stati molto in minoranza, ma comunque va bene lo stesso, nel senso che alcune hanno scritto che io ho la casa piena di ninnoli, così li ha definiti. I miei ninnoli sono queste cosine qua che io tengo in casa, cioè, a me piace molto anche il centrino in mezzo al tavolo, tanti me li hanno anche declinati, nel senso che mi hanno detto: hai una casa piena di centrini, piena di cose che fanno confusione e disordine. A me non sembra assolutamente che queste cosine possano fare disordine in una casa. Secondo me fanno disordine ben altre cose. Ma comunque quello che volevo praticamente dire è che i miei ninnoli io li adoro, nel senso che come questa ragazza che mi ha regalato questa tazza, come mi ha regalato la prima volta che ci siamo conosciute questa copricandela. Questo invece l'avevo preso io da una ragazza che fa delle cose in beneficenza, come tante altre cose che io ho a casa mia, vedete queste brocche che mi sono state regalate dai miei fratelli per un compleanno, che io adoro tantissimo, e questi centrini che io ho comprato in stile shabby chic che mi piacciono da morire e li trovo ornativi nella mia casa, che stanno bene sopra il mio mobile. E quindi sono cose che per me hanno un significato effettivo e non potrei mai disfarmene buttandole via. Cioè io butto via delle cose magari che si sono sbeccate, che si sono rotte, ok, ma non potrei mai dire questa da oggi non mi piace più, la prendo e la butto, non fa parte proprio della mia persona. Ecco ragazze, oggi iniziamo questo video così, per rispondere a un po' di critiche che sono state fatte nei commenti precedenti,
appunto sul valore che do io agli oggetti della mia casa. Cioè io veramente non sono proprio portata a dire da oggi questa cosa non mi piace più e la butto via per fare spazio, per fare ordine. Se sono dei regali che sono stati fatti col cuore, se sono dei ricordi che sono stati, per esempio, io ho tante cose che ho comprato nei miei viaggi, che sono dei ricordi che mi sono rimasti e non potrei mai prendere quell'oggetto e buttarlo via, perché sarebbe come buttare via un pezzo della mia vita. E quindi, ovviamente, in una vita vissuta insieme come me e mio marito da 26 anni, dove ci sono stati viaggi, ricordi, persone care che si sono sposate, ti hanno donato una bomboniera, un oggetto, persone che ti hanno fatto un regalo col cuore. Io non potrei mai liberarmi delle mie cose effettive della mia casa. E ovviamente negli anni si accumulano anche, che io non sono una che vado a comprare tutti i giorni cose oggettistiche. Ho comprato qualcosina da quando ho rinnovato i miei mobili sullo stile shabby, ma proprio poche cose, tipo i cuoricini, queste cose qua. Ma altre cose no. Detto questo, vi faccio vedere un acquisto che ho fatto, che è stata una commissione che mi ha fatto gentilmente mia cognata perché io non ho potuto andare. E ve le mostro subito. Andiamo a vedere. Chiusa la parentesi sul discorso che vi ho fatto prima sui ninnoli della mia casa, vi faccio vedere delle cosine sfiziose che ho comprato e sono tanto contenta perché mi piacevano da morire e adesso ve li mostro. Ragazze, vi faccio vedere appunto quello che ho acquistato all'Abrico. Questi contenitori da mettere nei cassetti, io li utilizzerò nella cassettiera dell'armadio. E guardate, li sto aprendo con voi perché ancora non li ho visti, non ho ancora avuto l'opportunità di guardarli bene. E quindi li vado a vedere con voi. Praticamente si aprono così, guardate che carini, anche in questa fantasia che a me piace tantissimo, questo tortora. Proprio ideale per la mia casa, e questo va messo dentro per tenere largo il quadratino. E qui si possono riporre mutandine, reggiseni, calzini, di tutto e di più. Io ne ho preso, cioè io me li ha presi appunto mia cognata, che gentilmente mi ha fatto la commissione perché mi ha detto: sono andata all'Abrico. Ho visto quelle cose che ne avevamo parlato una volta, molto utili per i cassetti. Se vuoi, e gli ho detto: guarda, io non ho il tempo di appunto di andare. Se me li vai a prendere, poi ci aggiustiamo. Mi fai una grossa cortesia. Infatti, lei ha fatto così: me ne ha comprati due di questi qua piccolini. Sono veramente un amore. Ma guardate che belli che sono, cioè proprio carini. Andiamoci a poi. Questi qua sono i due quadratini piccoli, poi ci devono essere quelli un po' più grandi. Infatti, nel lungo, sì, vedete? E anche questi qua da mettere in questo modo qua. Praticissimi, guardate che belli che sono. Sono di un contento che non potete immaginare. Poi vi mostrerò come ho sistemato anche organizzato i cassetti con le mie scatoline. Sono veramente, veramente molto pratici. E non ho speso nulla, praticamente mi sembra, no, non mi sembra, 12 euro tutti questi divisori. Poi c'è anche questo qua lungo, sono quelli più grandi, sono veramente uno spettacolo.
Ah, questi qua guardate che carini che sono. Questi sono proprio da mettere le mutandine. Ma guardate che belli. Fantastici, veramente fantastici. Ma sono proprio di un contento che non potete immaginare. Adesso organizzerò questi. Se poi me ne occorreranno degli altri, Yuki, lascia stare. Ne andrò a prendere sperando di trovarli ancora perché veramente sono troppo belli. Guardate. Hanno la cernierina dietro che poi si chiude così e rimangono, ma sono troppo, troppo, troppo belli. Ragazze, cosa volete? 12 euro, due così, due lunghi e due piccolini. Fantastico, veramente fantastico. Ok, ragazze, allora io adesso vedrò come poterli sistemare e poi vi farò vedere l'effetto finale. Allora, ragazze, vedete che nei cassetti le mutandine alla fine poi si mettono sempre insieme una con l'altra perché per tanto che si sistemano, vedete, reggiseni bianchi, reggiseni neri e quindi io volevo proprio questi divisori per poterli dividere a mio piacere. La stessa cosa qui nel reparto calzine di mio marito che alla fine si mischiano sempre poi uno con l'altro. Adesso vediamo come poter sistemare tutte le nostre calzine, i miei reggiseni e cose varie. Allora, ragazze, ho messo le calze di cotone di mio marito qua leggere. Questi sono gli slip perché lui comunque usa molto di più i boxer che gli slip. E poi le calze più pesanti che ne ho ancora di là da mettere che ho piegato. E poi vorrei prenderne ancora uno almeno di questa lunghezza e un altro fatto così per poter mettere i miei calzini che adesso li ho ancora sistemati così. E invece qua guardate che spettacolo. Ho diviso tutte le mie mutandine colorate bianche e nere e invece qui ho messo i reggiseni bianchi e i reggiseni neri con le due scatoline divisorie così. Sono super super contenta di questa nuova organizzazione che mi aiuterà anche per il prossimo cambio stagione, sicuramente. Ragazze, stamattina, sinceramente me la sono presa un po' comoda. Perché ho dormito un po' di più, si vede che tutto lo stress di queste giornate di Sanremo, che ho dormito pochissimo, stamattina ero proprio tranquilla, me la sono presa comoda e ho dormito, diciamo anche fino a un quarto alle 10, proprio cosa che stranamente, perché Yuki al mattino alle 8, al massimo 8 e mezza puntuale, lui mi cerca, mi chiama. Invece stamattina anche lui dormiva e ce la siamo proprio dormita e goduta. Poi niente, ho fatto qualche cosina così come avete visto, l'organizzazione dei cassetti, cioè cose un po' tranquille oggi. Adesso mi guardo Uomini e Donne e poi penso di preparare anche una cena stasera perché, vabbè, vedrete poi dopo cosa preparerò. Questa è una richiesta che mi hanno fatto, ma la vedrete poi dopo. Allora ragazzi, per cena stasera preparo pollo in umido con polenta e siccome è una ricetta che Ines Fradiani mi ha chiesto come preparo io il pollo in umido, questa sera ho voluto prepararlo proprio pensando a lei e quindi vi faccio vedere il mio procedimento. Vi dico cosa vi occorre se voleste prepararlo come lo preparo io. Allora, un soffritto che io ho già preparato di carote, cipolla, sedano. Sedano non ce l'avevo fresco, l'ho messo surgelato perché io mi tengo sempre le scorticine nel freezer e uno o due spicchi d'aglio. Ovviamente il pollo che io ho già tagliato a pezzi. Poi ci occorre olio extravergine per il condimento. Pepe, sale, mezzo dado, un bicchiere abbastanza generoso di vino rosso,
e basta. Poi andremo a scusate, e la passata, quella che volete, potete mettere anche dei pelati, quello che volete. Ok, andiamo a mettere l'olio extravergine di oliva nella pentola. Vado ad accendere il gas. E comincio ad andare a mettere il mio soffrittino. Aspettiamo che soffrigga e poi andremo ad aggiungere il pollo per fargli prendere il gusto. Andiamo quindi a far insaporire per bene tutto il pollo. Vado a mettere il sale. L'ho girato, adesso vado a salare anche l'altra parte e lasciamo che prenda uniformemente il colore un pochino dorato, ma non deve friggere, deve solo prendere tutto il colore. Una cosa che non vi ho detto, che naturalmente il pollo che avete visto già tagliato, io prima di tutto sono andata a vedere che non ci siano ancora dei peli attaccati. E se così fosse, lo dovete passare nella fiamma per bruciare questi peli, perché sinceramente non va bene che rimangano attaccati alla pelle, che si vedano. Grazie.
avete del prezzemolo, del basilico, se fresco sempre meglio, però se ce l'avete nel freezer potete aggiungerlo benissimo. Io avevo del prezzemolo nel freezer e lo vado a mettere. È arrivato il momento di mettere il vino rosso. Allora, se vi piace un umido un po' scuro, che va bene appunto per la polenta, cose varie, polenta bianca, polenta rossa, mettetelo rosso. Se invece vi piace un po' l'inumido che rimanga un po' più chiaro, potete anche mettere il vino bianco, che lo renderà non proprio rosso come verrà il mio adesso. Lasciamo andare 5 minuti e poi verrà il momento di aggiungere l'acqua e la passata di pomodoro. È arrivato il momento di mettere l'acqua in aggiunta per il nostro sugo e io gliela sto mettendo calda. Dovrà almeno coprire il pollo, quindi ne aggiungo ancora un po'. Ci siamo, ora andiamo a mettere la passata di pomodoro. Praticamente ne ho messa metà bottiglia. Regoliamo di sale, perché aggiungendo l'acqua necessita ancora un po' di sale. E andrò a metterci, questo non ve l'ho detto prima, un pochino di concentrato di pomodoro. Questo renderà il sugo un po' più denso, un po' più concentrato. Ma poco, non ce ne va tantissimo. Ecco fatto. Il nostro pollo dovrà cuocere almeno un'ora, anche un'ora e un quarto, a fuoco moderato, piuttosto basso, non alto. Insomma, deve avere il suo tempo di cottura perché il sugo diventi buono e gustoso. Andiamo a coprire e lasciamo andare appunto per un'ora e magari dopo tre quarti d'ora lo andiamo a controllare e a girare un attimino. Per la polenta invece andrò ad usare questa qua che io ho comprato a, mi pare, al Penny. L'avevo già provata ed è rimasta buona come polenta, la buona polenta cunese. Quindi niente, questa avrà una cottura di almeno mezz'ora, ma comunque poi la vedremo insieme. Necessitano 4 litri di acqua, si salerà e al momento dell'ebollizione andremo a versare la farina a pioggia. Io la farò tutta, questo chilo di farina, perché poi a noi ci piace quando si avanza mettergli sopra del gorgonzola, magari fare anche polenta gorgonzola e noci, oppure andarla a fare concia. Io adesso ancora non so come la utilizzerò domani o dopodomani, perché si può anche tenere in frigo 2 giorni. E nulla, stasera ci pensiamo a mangiarla col pollo e poi vedremo. Ho fatto bollire l'acqua, 4 litri di acqua, a pioggia ho messo la mia farina di polenta e adesso siamo quasi a metà cottura e ci siamo quasi
per stenderla in una teglia. Andiamo a mettere un generoso bel pezzo di burro e mantechiamo per bene.